Alla base dell'iniziativa di partecipare al campionato di Serie B c'è la precisa intenzione della società di dare la possibilità ai ragazzi di fare delle esperienze in più che siano importanti per la loro crescita e nella loro formazione come atleti. Abbiamo visto che il panorama giovanile per quanto riguarda l'attività in Sicilia lascia un po' a desiderare, quindi abbiamo ritenuto opportuno, pur considerando la differenza di età con cui ci andiamo a confrontare con gli atleti delle altre squadre, che sarebbe valsa la pena fare partecipare i nostri atleti più giovani, quelli dell'Under 16, diciamo, ad un campionato di B, che ci vede di fronte, ci vede opposti a 12 squadre che sono sicuramente più forti fisicamente di noi, ma in ogni caso è sempre un'occasione per i ragazzi per crescere e affrontare in maniera positiva delle esperienze nuove. Come intenzione quest'anno, a parte l'idea di arrivare naturalmente come abbiamo fatto l'anno scorso alle finali nazionali, c'è quella di poter dare qualche atleta alla prima squadra, alla squadra di A, e cercare di dare le basi di giocatori locali per un futuro per quanto riguarda la nostra società. Quindi stiamo cercando di lavorare individualmente con loro, non solo per preparare delle squadre nelle diverse categorie, ma proprio l'idea è quella di dare degli atleti. Quindi prima stiamo guardando un attimino alla formazione proprio fisica dell'atleta, piuttosto che guardare il risultato in se stesso come vittoria di un campionato giovanile. Per quanto riguarda l'idea è quella di partecipare magari a fine anno anche a dei tornei internazionali, magari fare vivere qualche esperienza diversa da quello che può essere un campionato italiano. Noi lavoriamo in staff, non è solo la mia persona, ma c'è anche Lillo Gelo, Andrea Cuzzupè, Salvo Signorelli, la supervisione del tecnico della prima squadra, Peppe Vinci, per cui diciamo che ci stiamo impegnando e spendendo tanto da un punto di vista umano per cercare di fare qualcosa di veramente importante.